essere. Salvatevi! No, io... fatti il giro del mare! Da che parte? Da là! Est! Verso Lampedusa! Interrompiamo la trasmissione, che dobbiamo fare? No, no, è bello, adesso arriverà. Interrompiamo. Eccolo qua. Uomo! Che c'è? È bello! Faccia il giro del mare! Se non mi spiego! Faccia il giro! Facciamo? Magari sta male. Le potrebbe fare una bella respirazione bocca a bocca, lei? No, no, questo no, no, un uomo no. No, io no, io non posso, no, non posso. Uomo, uomo, come sta? Eccolo qua, è vivo? Ma è Caccamo, è Caccamo! Felice Caccamo! È vivo! Felice Caccamo! È vivo! Felice Caccamo! È vivo! Felice Caccamo! Ci sono delle sedie. Che c'è una sedia, l'abbiamo preso da casa Monica. Lei chi è? Chi è lei? Rappresentatore. Lui è presentatore, ma non no, questa, torno... questa qua, ma abbiamo questa fatto venire la Roma. Come sta? Ma come mai? È arrivato via mare? Sì, da dove? Da dove? Da quale... Terracina. La partita a Terracina. Ho pigliato un piroscafo. Un lungo 45 metri, quasi 50 metri, ne sazzi. Un uomo solo di equipaggio, il capitano, io sono il capitano e gli altri dove sono? Sono solo io. E allora niente, non c'era niente a fare. Ho cominciato a guardare il mare. Che guardare? Certo, il mare. Certo. I pesci. Hai incontrato molti pesci nel mare? Abbastanza. Sì, salutano i pesci. Quando, I pesci salutano. E che tipo di pesci hai incontrato? Guarda, ho incontrato lo sgombro. Lo sgombro? Lo sgombro, che lui si adopera per fare largo, per sgombrare. Allargatevi, state tutti qua. Fateci lavorare. Andate a lavorare. Il rombo, si è accorto che c'era pure il rombo? Il rombo... Come se ne è accorto? Come se ne è accorto? Fanno un casino. Ma era rombo 1 o rombo 2? Rombo 2. L'uno purtroppo... Bisogna stare attenti a pesce spada. Ah, il pesce spada, che come diceva il grande Modugno, diceva piglielo, 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 ma piglielo dalla rete, dalla coda, perché lui è pericoloso il pesce spada. Sì. Se lo metti in frigorifero, non fare gesti, per favore. No, no, se lo metti in frigorifero, mettilo di testa dentro e la coda fuori, perché se scivola fuori dal frigorifero, sì, ti trapassa. Certo, è pericoloso. Pesce spada. E c'erano quei pesci uguali. Gemelli. Come si chiamano? Ah, identici. Ci sei? Identici. Identici. Sì. Identici. Ci sono gemelli, tre gemelli, certo, quattro gemelli. Quello che devi appurare, guardandogli di bocca al dente, c'è che non abbia delle otturazioni. Giusto. Ha incontrato qualche spigola lei, anche perché la spigola è pericolosa. Ho spigliato la spigola qua in campo, perché mi è venuta una ficozza che pareva un radar. Poi c'era quel pesce che gli è morto il padre. Qual è? Ah, c'era un pesce, gli è morto il padre. E come mai? Lo scorfano. Ah, era lo scorfano. C'era. Ah, lo scorfano. C'era. È morto. È morto, annegato. Questo fatto che i pesci non parlano, non si sente il rumore, mi pare che c'è un'eccezione in qualche pesce. Beh, c'è un pesce che è un vigliacco. Ah. È un vigliacco, va contro la specie degli altri pesci, che si chiama pesce trombetta. Ah, non lo sapevo. Dille, quando arriva il pescatore, esce dall'acqua e fa. È l'unico pesce che fa. A volte se fa suona per cavoli suoi te pa 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 pa. È un pesce che è apparso da poco nella baia di Napoli, prima non si sapeva. Allora c'erano i pescatori sul lido, no? sulla banchina, c'ero io, c'era mia moglie. Abbiamo visto questo pesce e ho detto, ma che pesce è questo qua? È una rete, azze ne sa che pesce è. La rete, azze pesce. Come è fatto? È apparso nella baia. Nella baia. O come un pesce cane, a baia. Questo è bello. È bello. Allora, il pesciazzo
e fa tiene la capa un po' a Cuneo. Ma non a Napoli, a Cuneo. A Cuneo, sì. Ah, era in Piemonte. Che miseria. No, no, no. Qua no, no, no. Per festa. A forza poi, militare a Cuneo. Come Totò. Ma mi faccia il piede. Vabbè, dai. Allora, il corpo è abbastanza lineare, diciamo così. Dietro ha due sacche che respirando fa girare l'aria. Girano. E pure le palle. A me mi pare una fessaria. Sta a parlare qua, perdono. Questo pesce si innamora un giorno all'anno, Vai in follia, amorosa, in calore, e si innamora sempre dello stesso pesce, la patata di mare. Quando la scopre in mezzo alle... perché la patata di mare si nasconde, se no se la fottono tutti, capite? Si nasconde tra le alghe. Allora lui non sa dove trovare, quando la trova, la guarda, guarda il cielo, la terra, il mare, dice: "Astra patate ma!" La napoletanità di Felice Cattamo. Adesso si può estrinsecare con una canzone, perché a noi ci piacerebbe che lei cantasse una vecchia macchietta. Sì, lo so, ma se non c'è il gobbo io non la canto, perché me la ricordo. Ma noi la facciamo ricordare. Ma non so niente, guardi, il palco da noi si chiama Cassego, perché è marinaro, sai il Cassego? Passero? Cassego. Ah, no, il Cassego, quello è Passero, il Passero solitario. E allora se lei si accomoda sul Cassego potremmo provare a fare questa antica. Però non mi suona bene accomodarmi sul Cassero. Scusa, lo so, quello l'abbiamo costruito apposta per fare questo gioco di parole. Chiamiamolo gioco di parole. Prima quasi l'arregamento, ora sul Cassero, che vita faccio? Signor Arcore. Signor Arcore. Professori, vogliamo prima magari rinfrescare una sirena, va? La signorina, la signorina. Sono la direttrice. Questa è la direttrice. La patatina di mare. Questa è la direttrice. Vorrei rinfrescare.